futuro non solo sotto il profilo economico, sotto il profilo sociale, sotto il profilo del welfare, sotto il profilo delle tendenze. Dobbiamo un po' capire e dobbiamo metterci in testa che quello che è stato nel passato non sarà replicabile, ma qual è il futuro che ci aspetta. Quindi la scuola del futuro, secondo me, esiste, c'è, ed è però ostacolata da chi invece trae profitto, ha interesse a che questo futuro non diventi presente. La possibilità che la rete e il digitale offrono di rendere il sapere aperto, collaborativo, pluralista. In the future, things will in general change faster and faster. So what they have to build is organizations which are able to continuous change, and then they have to become much better to work together, because the future will be more hyper specialized. So you need to put together different competences to compete in the global market. La rete nasce dall'idea che quello che non si può fare da solo, se ci si mette in 2, 3, 4, 5 tra persone che si fidano naturalmente, questa cosa diventa fattibile. E quindi non è un'opportunità, è una necessità. E la parola chiave di questo futuro che noi dobbiamo immaginare, che noi dobbiamo avere nelle nostre mani, è proprio ripensare la cittadinanza, cioè una cittadinanza attiva che abbia strumenti soprattutto di argomentazione, di saperi critici, di capacità di manovrare e di orientarsi dentro i saperi necessari al nostro tempo. Per parlare a una scuola come l'abbiamo fatto oggi era una cosa importante, per far capire a loro che hanno un potere che non sapevano di avere. E questa è la dimensione di elettronica del nostro essere, è sempre una cosa del linguaggio. C'era una volta in cui l'innovazione era una parola vuota, oppure una parola per riempire i convegni dei politici. Oggi è diventata finalmente non solo una cosa popolare che riguarda le famiglie, riguarda i bambini, riguarda gli anziani, ma è diventata davvero l'unico strumento per far crescere di nuovo questo paese. In the future they have to be more open. Una rivoluzione del modo di pensare che sappia valorizzare e premiare i più bravi, chi sa guardare il futuro, chi sa rischiare, e non gli amici degli amici e chi continua a perpetuare degli stereotipi dei luoghi comuni che invece vanno abbattuti. So I'm here to encourage people not to think that sono qui presente per pensare al tempo non come una singola retta, ma come una singola direzione, bensì come una serie di indirezioni che si intersecano e che insieme possiamo contribuire a plasmare. Esiste la fondamentale necessità di un cambiamento di mentalità, che è l'unico che consentirà di cambiare. Il mio pezzettino di futuro è l'idea che le politiche pubbliche, non la politica, possano essere progettate e attuate abbastanza direttamente dai cittadini. Big data is going to give innovation a huge boost. Why? Because with big data we can gain insights into reality and make predictions about the future that with small data we couldn't. Le imprese italiane sono le peggiori d'Europa per uso della rete e vendite online con l'e-commerce. Questa roba qui va superata ed è l'unico strumento, l'unica possibilità per uscire dalla crisi economica in cui siamo. L'impresa italiana è media italiana, è la più produttiva d'Europa. Il problema è che di queste imprese ne abbiamo troppo poche. Bisognerebbe che tutti sviluppassimo delle politiche per permettere alle piccole imprese di diventare medie. Non illuderci più di essere in un mondo che migliorerà così per conto suo. Se migliorerà sarà solo merito nostro. Però adesso forse è il caso di passare alla conoscenza come bene comune, ad una costruzione collaborativa che scardina un po' anche il sistema stesso dell'insegnamento e dell'apprendimento e l'istituzione scuola, perché rompe le barriere di spazio e di tempo. È assolutamente così.